punto è iniziato da Urbino, gioiello incastonato nell'Italia centrale, uno dei maggiori centri culturali del Rinascimento che ancora oggi conserva il suo fascino. Restituisce al mondo, a 500 anni dalla sua scomparsa, il genio universale e sensibile di uno dei più grandi artisti del Rinascimento italiano, ovvero Raffaello Sanzio. È la docufiction Raffaello e il genio sensibile, prodotta da Sidonia con il patrocinio ed il sostegno del comune di Urbino. La presentazione è avvenuta in Piazza Rinascimento. Ma l'idea nostra era quella di dare, parlando ovviamente di una figura così importante e allo stesso tempo non alla portata di tutti, noi ci confrontavamo comunque con un pubblico generalista, quindi l'idea era quella di raccontare, seppur seguendo diciamo, la scientificità della sua vita, della sua biografia, delle sue opere, però era quella di dare anche ritmo, di dare anche diciamo degli aspetti che non vengono sicuramente trattati nella maggior parte dei prodotti di questo tipo. Beh, è una bellissima occasione, dobbiamo nutrirci di grande bellezza. Poi raccontare di un personaggio straordinario come Raffaello è un grande privilegio per noi artigiani dello spettacolo. E quindi Raffaello ci rappresenta a livello internazionale nella parte bella dell'Italia, quindi ecco l'arte, la cultura, la bellezza. Capacità e caratteristiche che potrebbero, come dire, farci vivere natural durante.